Cari amici telespettatori, quest'oggi parliamo un po' piano perché sappiamo che c'è gente a letto a quest'ora, quindi non vogliamo fare tanto casino. Quest'oggi parleremo di tanti argomenti. Sappiamo che la nazionale di pallavolo è a passare e quindi la prossima con la Germania sarà ininfluente. Siamo comunque passati fra le prime 8, poi cerchiamo di arrivare sempre più in alto, sperando che insomma potremmo fare meglio di quanto hanno fatto le femmine. Per il resto, amici, speriamo bene. Abbiamo visto anche la Serie A, che purtroppo per i colori rossoneri è andata bene, ma non è andata bene per altri motivi, perché comunque gli altri hanno vinto e nessuno si ferma. Però, insomma, così. Per quanto riguarda la questione MotoGP, peccato per l'infortunio a Checo Bagnaia, ma peccato ancora di più per Bastianini, che purtroppo ha avuto l'infortunio più grave. E su questo, amici, bisognerà vedere naturalmente il tempo di recupero del pilota, eccetera, 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 tutto quello che ne consegue. Detto questo, amici, passiamo alla musica, perché quest'oggi sono già per 2 anni e 3 mesi dalla scomparsa della Carrà, e quindi 2 anni e 2 mesi, e quindi insomma dopo 26 mesi siamo qua ancora a ricordare Raffaella, vuol dire che ha lasciato un segno profondo nel nostro mondo, amici e colleghi che mi seguite in ascolto. E quindi ci ascoltiamo un po' di musica di Raffa e poi torneremo in diretta con voi. E questa cos'è, ragazzi? Avete indovinato? Ma sì, è la mitica rumore. Dai, ragazzi, tutti insieme celebriamo Raffaella. È giusto e doveroso. E quindi, insomma, la salutiamo, perché ovunque sia sappiamo che ci segue. Ne siamo più che sicuri. Poi per il resto si dica quel che si dica. Sapere che questa canzone è cantata dal sottoscritto anche in altri video, quindi non c'è solo la versione di Raffaella, c'è anche la mia personalizzata. E quindi, se ne avete opportunità, la guarderete in diretta virtuale appunto con Raffaella. Mm-hmm.
eccetera, eccetera, eccetera. Questa invece è la mitica forte, forte, forte. Quando tu degli occhi tocca la mia bocca, allora che qualcosa sta arrivando. Abbiamo perso il volume per non disturbare le persone in alto, però mi prendo forte, 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 Tre buone pratiche per un rientro al lavoro senza stress. Apri la tua agenda, chiudi la tua agenda, torna in vacanza. Con la promo l'inclusive costa. C'è chi torna al lavoro e chi torna in vacanza. Prenota entro il 30 settembre la tua crociera tutto incluso da 599 euro a persona e parti per Palma di Mallorca, Dubai e tante incredibili destinazioni. Info in agenzia di viaggi o su costa.it. Costa. Per innamorarti di Autocentro Paestrocchi il tuo brano basteranno solo 7 secondi. Ma ci credi? Vieni a provare Formentor, il sito più clientoso di sempre, in pronta consegna. E ma tutta la gamma che è il nostro Cobra Garage a Parma. Sentiremo Pedro. Friday puoi approfittare di tutte le ultime promozioni. Ti aspettiamo in via San Leonardo 146A a Parma. Passeggio col trattore per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira attacca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava prima vista tanto per benino, mi offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 Pedro,
per Benino, sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. E quindi amici, andiamo avanti con la musica. Mi sono innamorata di tutta stante, di Pedro, 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 di Santa Fe. Mi ha condotto le vacanze, ma fregata, non faccio che pensare a Pedro, 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 amici, siamo tornati normali. Vogliamo parlare di un caso abbastanza spinoso che riguarda Loredana Bertè, che ha dovuto rinviare un concerto a causa Covid. Strano, perché di questi tempi l'emergenza Covid dovrebbe teoricamente essere archiviata, però ci sta, c'è ancora qualche caso, quindi l'attenzione non deve mai mancare. Detto questo, credo sia arrivato il momento di salutarci per quanto riguarda questa nostra trasmissione di oggi. E è tutto. Linea allo studio.